malgrado le apparenze, Dio è più forte di Satana. Quindi, se è vero che la monetizzazione è l'eucaristia di Satana, perché la trasformazione del simbolo di costo nullo in un valore di cui chi emette diventa proprietario, che è la banca centrale, va bene? Che è l'eucaristia di Satana, perché come il prete trasforma pane e vino in corpo e sangue di Cristo, il banchiere trasforma carta in chiostro in moneta. E ne volete la prova dell'eucaristia? E venite a Lanciano, al miracolo eucaristico. Al miracolo eucaristico, sangue e carne di Cristo. Perché? Perché questo miracolo è avvenuto nell'ottavo secolo. Dopo 1200 anni è stata fatta l'analisi delle cellule del sangue e della carne, e sono sangue e carne umana integri nella loro struttura. Ecco la ragione per cui noi abbiamo la prova storica della verità dell'Eucaristia cattolica, che ne dica il Test Act votato dal Parlamento inglese nel 1673, che ha messo fuori legge l'Eucaristia cattolica e la transustanziazione. Ecco perché noi nel borsino SIMEC abbiamo messo l'immagine del miracolo eucaristico di Lanciano, perché abbiamo voluto distinguere il borsino SIMEC dalle banche protestanti, che sono quelle in cui opera l'Eucaristia di Satana. Ne volete la prova? Andate in Svizzera, sono tutti banchieri e protestanti. Perché? Perché la formula del messaggio di Satana è stato recepito proprio da tutta l'eresia protestante.